benvenuti. Io sono Edoardo Calia, sono Digital Champion del Comune di Rivoli, prestato al Comune di Rivoli. In realtà io abito a Torino, ma collaboriamo con diverse pubbliche amministrazioni. Vi racconto un progetto molto molto interessante che stiamo mettendo a punto e che in realtà ha delle caratteristiche di poter essere replicato facilmente in qualunque amministrazione, quindi è un progetto che ha il vantaggio di essere assolutamente generale e replicabile. È un progetto di efficientamento energetico che noi abbiamo messo a punto insieme a uno dei comuni della cintura torinese e che ha come target di risparmio quello sull'illuminazione pubblica, che andando a vedere come è diviso e come è fatto il bilancio di un'amministrazione comunale ha un peso rispetto ai consumi elettrici dell'amministrazione di circa il 50%, quindi una spesa molto importante. Il progetto che abbiamo messo a punto è un progetto interessante per la sua semplicità, cioè l'osservazione che abbiamo fatto è che una buona parte dell'inefficienza dell'illuminazione pubblica, cioè lo spreco di energia elettrica dell'illuminazione pubblica, è legata al fatto che gli impianti rimangono accesi troppo tempo, cioè sono oggi regolati in maniera molto potremmo dire obsoleta, quindi la regolazione degli impianti è lasciata a degli interruttori crepuscolari che quindi sentono quando c'è luce abbastanza spengono gli impianti, quando fa buio la sera accendono gli impianti. Siccome sono oggetti non troppo intelligenti, il risultato pratico che potete riscontrare in qualunque città girando e vedendo come funzionano questi impianti di illuminazione è che le luci stanno accese sempre mediamente una mezz'ora al giorno in più del necessario, cioè potrebbero essere accese un po' più tardi la sera e spente un pochino prima la mattina. Se voi fate i conti sul numero di ore che un impianto normalmente rimane acceso, che sull'anno c'è quasi uno standard, è intorno alle 4.000 ore, vi accorgete che aggiungere o togliere mezz'ora di illuminazione ogni giorno permette di risparmiare una percentuale importante dell'energia. Allora, per ottenere questo tipo di regolazione noi abbiamo sviluppato un sistema che in realtà è telecontrollato, cioè invece di avere solo un orologio che potrebbe essere sufficiente per regolare i tempi di accensione e di spegnimento, in realtà è stato realizzato un impianto un po' più sofisticato che ad esempio tiene conto del fatto che la mattina ci sia un tempo particolarmente buio dal punto di vista meteo, cioè magari una nuvola o un temporale, per cui l'impianto deve essere acceso un pochino più tardi. Quindi si è aggiunto al tradizionale orologio astronomico, che è quello che normalmente regolerebbe in maniera accurata le accensioni e gli spegnimenti giorno per giorno, anche un piccolissimo numero di sensori sul territorio che rilevano l'illuminazione e quindi influiscono sui comandi di accensione e spegnimento. Quindi da quello che vi ho raccontato notate che non abbiamo previsto né di sostituire le lampade né di mettere mano agli impianti in modo pesante, perché questi interruttori sono normalmente installati in testa a ciascun impianto di illuminazione. Quindi il risparmio che si riesce a ottenere, che varia ovviamente da comune a comune a seconda di quanto male sono regolati o quanto male funzionano gli interruttori crepuscolari, può raggiungere anche il 10-15%, senza mettere mano all'impianto, senza sostituire le lampade per esempio con le lampade a LED, tutte operazioni che richiedono degli investimenti importanti. Ultima cosa che vi dico è: tutti gli altri interventi tradizionali, compresa la sostituzione dei corpi illuminanti, sono additivi come vantaggi rispetto a questo, cioè noi abbiamo deciso di intervenire solo sul tempo di accensione, dopodiché se l'amministrazione decide con operazioni di qualunque natura di sostituire tutti i corpi illuminanti, ovviamente il vantaggio si somma a quello apportato da questo semplice sistema di temporizzazione, che è un sistema telecontrollato e quindi fornisce anche tutta una serie di statistiche e di informazioni sui consumi elettrici che sono molto utili per esempio per i comuni che hanno aderito al patto dei sindaci e che quindi si sono implicitamente impegnati a non solo procurare un risparmio energetico ma anche documentarlo in maniera molto accurata. Abbiamo già lavorato con 2 o 3 comuni nella cintura torinese, tutti quanti sono contentissimi perché dal momento in cui hanno installato questi semplici apparecchi hanno iniziato a risparmiare quelle percentuali che vi ho detto prima, che poi alla fine per un comune come Rivoli o come altri comuni della cintura si traduce magari in 100-150 mila euro di risparmi all'anno, che per un comune comunque è una cifra importante. Pensiamola poi sul territorio nazionale, insomma, si scala. Grazie mille Edoardo.